Intanto stamane è stato notificato un decreto ingiuntivo, il secondo, questa non è una buona notizia. Ma dipende da che punto si guarda. Il decreto ingiuntivo, la cosa che mi fa più male è che il decreto ingiuntivo ci è stato notificato da parte di uno che ha sempre dichiarato l'amore eterno al delfino, e questo amore, figuriamoci se fosse stato qualcos'altro. Niente, si tratta del secondo decreto ingiuntivo ricevuto dall'ex presidente De Cecco per il campo di Poggio degli Ulivi. Questa volta la cosa che ci fa sorridere è che sarebbe per gli importi dell'anno in cui noi non abbiamo frequentato il Poggio, ma non l'abbiamo frequentato non perché c'è stata una nostra volontà di farlo. Noi abbiamo un accordo fatto a febbraio del 2012 dove si stabilivano una serie di accordi, quindi di regole per poter andare avanti in questo rapporto. Abbiamo chiesto in quell'accordo, c'è anche scritto, se volete posso anche darvelo, c'è anche scritto che lui si impegna a fare delle cose, noi delle altre, e noi le cose che ci siamo impegnati a fare siamo pronti a farlo, lui non è stato pronto, addirittura la documentazione relativa al centro sportivo non c'è mai stata consegnata, che attestasse la regolarità, che è quello che poi ci serve per la 2-3-1, perché noi abbiamo dovuto farla l'altro anno quando eravamo in Serie B. E quindi è stato motivo, visto che quell'accordo non è andato avanti e certamente non per causa nostra, è stato motivo di risoluzione da parte nostra del rapporto. Quindi voi non siete inadempienti? Ma nel modo più assoluto, non abbiamo manco frequentato il centro, anzi, vi dirò di più, noi abbiamo ricevuto un decreto ingiuntivo fatto per un pagamento di un canone su un campo che nello stesso momento era occupato da altri, quindi però ripeto, adesso io avrei... Quindi c'è stata, no, per chiarire, c'è stata la disdetta per giusta causa, quindi... Sì, ci sono state tutte queste cose, ma poi sono cose legali, sì, che il nostro legale sicuramente sta producendo per l'opposizione, per la sospensione di questo decreto, però la cosa che fa male, ripeto, è questa, cioè... Io mi sarei aspettato, devo dire che dal Pescara non è uscito solo De Cecco, è uscito Edmondo, è uscita la Caldora ancora prima, devo dire che non avete sentito nulla di simile da nessuno dei due, al di là dei rapporti che ci sono, perché io personalmente con Antonio Edmondo ho un ottimo rapporto, è una persona che stimo e non si è mai permesso di dire mezza parola. La stessa cosa penso che abbia fatto Deborah, nessuno ha cacciato De Cecco da questa società, ha fatto tutto da solo e continua a cercare di far male a questa società, se questo è amore. Mi pare insomma il dato acclarato, nessun margine per una ricomposizione futura di questa frattura ormai. Evidente. Per me non è neanche frattura, Massimo, io sinceramente in questi anni, in questo anno e mezzo dalla sua uscita ho cercato sempre di fare in maniera tale di buttare acqua sul fuoco, se così non è per lui è un problema suo, se lo tenesse, perché io ripeto non ho manco voglia di discutere, adesso c'è il legale che parlerà per noi e poi vedremo. Ma voi farete un'opposizione insomma? Ma faremo un'opposizione giusta sui fatti, non sulle chiacchiere. Purtroppo questo decreto punta molto sulle chiacchiere. Poi la cosa che mi fa più male è che venga fatta ad una società che se avesse oggi mezza virgola di problema sarebbe ancora di più nei problemi. Ripeto, fatto da uno che ha sempre professato grandissimo amore verso questa società. Forse non era così amore, ma era forse una questione di interessi. L'ultima, Presidente, tornando al progetto col Teramo, in Fieri, in itinere, che ruolo potrebbe ricoprire Enzo Lucifora, che tra poco sarà ufficializzata la sua carica, sarà presentato come nuovo vicepresidente responsabile dell'area tecnica del sodalizio biancorosso? Potrebbe rientrare anche la figura di Lucifora? Ma è un uomo d'esperienza che penso che Campitelli abbia fatto benissimo a portarsi in casa, ed è chiaro che nel momento in cui ci dovesse partire un rapporto di collaborazione più stretto con il Teramo di quello che esiste oggi, sicuramente è un dirigente con il quale ci confronteremo più spesso, tutto qui. De Canio o Marino? Al momento né De Canio né Marino, stiamo valutando una serie di opportunità, stiamo pensando a ciò che vogliamo fare per il futuro e a che progetto mettere in piedi per gli anni a venire. La cosa certa è che noi stiamo qui, rimarremo qui e abbiamo a cuore il delfino, ma ce l'abbiamo a cuore veramente.